Buonasera ragazzi, buonasera. Eccoci trovati di nuovo con il corso di chimica. Stiamo affrontando il tema delle soluzioni. In particolare oggi ci concentreremo sul concetto di concentrazione delle soluzioni. Cominciamo subito, però prima vi dico questo. Si tratta di una lezione nella quale lavoreremo più con la tavoletta grafica che con le slide, che sono solo due. Quindi armatevi di foglio per scrivere appunti, come del resto dovrebbe essere sempre. Allora, stasera parliamo appunto di concentrazione delle soluzioni. Qui vedete l'immagine di 5 bicchieri con una pari quantità di soluzione a colorazione sempre più intensa, indicando a testimonianza del fatto che così intuitivamente. I bicchieri che si trovano verso destra contengono una maggior quantità di soluto, questo qua è un soluto con un colore rosso intenso, rispetto a quelli di sinistra. Quindi si dice in gergo che la soluzione più verso destra, questa più a destra, è la più concentrata, mentre quella a sinistra è la meno concentrata, oppure si può dire che è la più diluita. Diluito è il termine per indicare soluzioni a bassa concentrazione rispetto ad altre, d'accordo? Allora, però dobbiamo cercare di affrontare la cosa in maniera un po' più sistematica e con un po' di matematica minima, diciamo. Ma la concentrazione della soluzione esprime la quantità di soluto contenuta in una determinata quantità di solvente o di soluzione. Guardate che dal punto di vista matematico la concentrazione di una soluzione sono fondamentalmente dei rapporti tra una certa quantità di soluto e una certa quantità di soluzione che abbiamo a disposizione. Però queste concentrazioni possono essere espresse in diversi modi, alcuni dei quali sono più usati di altri, alcuni che sono usati in situazioni particolari, come ad esempio la concentrazione, la percentuale volume-volume che è usata nel caso delle bevande alcoliche, no? Lo vedremo tra poco. Oggi ci concentreremo soltanto su tre di questi metodi che si usano per esprimere la concentrazione. Si tratta delle concentrazioni percentuali, che indicano la quantità di soluto espressa in grammi o millilitri, a seconda che si tratti di un soluto solido o liquido, in linea di principio, presente in 100 grammi o 100 millilitri di soluzione. E, come già detto, può essere espressa in tre modi. Vediamoli subito e andiamo a vedere in tavoletta grafica con gli esempi. Con gli esempi vedrete che capirete bene perché si tratta di modalità di espressione della concentrazione abbastanza semplici. Allora, il primo, la percentuale massa su massa, indicata con questo simboletto qua. D'accordo? Che cos'è? Beh, viene definita semplicemente come, fate bene attenzione, la massa, il rapporto tra la massa di soluto e la massa di soluzione in cui questo soluto si trova moltiplicata per 100. Così come, analogamente, esiste la percentuale massa su volume che è leggermente diversa. È indicata con questo simbolo qui, eccolo qua, e indica che cosa? Il rapporto tra la massa di soluto e il volume di soluzione in cui questo soluto è disciolto moltiplicato per 100. Terzo, quello di cui vi parlavo prima, la percentuale volume su volume, cioè espresso con questo simbolo, cioè i millilitri di soluto, in questo caso un soluto liquido, come l'alcol etilico, e su una quantità di 100 millilitri complessivi di soluzione. Quindi al denominatore voi avete sempre la massa o il volume complessivi della soluzione, cioè che comprendono anche il soluto. D'accordo? Allora, e beh, qui mi dice fine presentazione perché le slide sono finite, quindi io passerei subito, magari dopo ci torniamo se è il caso, ma insomma passiamo subito alla tavoletta grafica, quindi armiamoci di penna e appunti. Gli esempi che vi ho preparato, allora innanzitutto la prima concentrazione della quale parleremo è la concentrazione percentuale massa su massa, d'accordo? Ok, allora questa concentrazione ha una sua brava formula, che è abbastanza semplice e intuitiva da capire. Ed è questa, è fondamentalmente il derivato di una proporzione, poi vedremo. Comunque è la massa del soluto divisa per la massa della soluzione, ok, per 100. Si ottiene un risultato in percentuale. Allora, questa
formula che è molto simile alle altre tre, ok, va imparata, ma insomma, se non l'hai imparata potete arrangiarvi sempre con le proporzioni, ovviamente, ma insomma, impararle è una stupidaggine, fondamentalmente è un rapporto percentuale. Allora, facciamo un esempio. Immaginiamo di avere una certa quantità di idrossido di sodio, La soda caustica. È una sostanza che in acqua si scioglie molto bene, ha un elevato valore di solubilità ed essendo una sostanza ionica si scioglie, viene solvatata nei suoi ioni, ione sodio e ione idrossido. D'accordo? Allora, noi supponiamo di averne qua, faccio un esempio, una quantità di 15 grammi, va bene? E abbiamo un volume di solvente di 250 millilitri. Guardate bene che il solvente è acqua. Da adesso in poi le soluzioni che tratteremo sono tutte soluzioni acquose, a meno di indicazioni diverse. Allora, applicando, vogliamo conoscere qual è la concentrazione percentuale massa su massa di questa soluzione. L'esercizio è semplice, ma bisogna prestare attenzione, soprattutto al denominatore, cioè noi abbiamo detto qui, la massa del soluto che è 15 grammi, banalmente, fratto, attenzione, la massa della soluzione. La massa della soluzione è la massa del solvente più la massa del soluto. Quindi state attenti, l'unico inghippo presente in tutto questo discorso è questo. Cioè, quando fate la massa della soluzione dovete tener conto non solo della massa dell'acqua, ma anche di quello che ci sciogliete dentro, soluto. Ok? Allora, la massa del solvente qual è? Beh, qua bisogna ricordarsi che per l'acqua pura a 20 gradi, un millilitro è uguale a un grammo. La densità dell'acqua è proprio questa. La densità dell'acqua è proprio un grammo per millilitro. Ok? Allora, quindi cosa possiamo scrivere? Che 250 millilitri corrispondono a 250 grammi. Quindi mettiamo questo valore qui nella formula e lo sommiamo ai grammi di soluto che invece avevamo. Quindi abbiamo questa situazione, scusate, questa situazione. Andiamo avanti facendo i nostri bravi calcoli. Insomma, qui abbiamo 15 grammi fratto 240 gra 265 grammi. Ok, 250 più 15, sì, sono 265 grammi per 100. Picchiettiamo facilmente sulla calcolatrice. E abbiamo una percentuale che si aggira intorno al 5,67%. D'accordo? Questo problema può essere banalmente risolto anche attraverso una banale proporzione. Quindi scrivere 15 grammi di soluto stanno a 265 grammi di soluzione, come x grammi di soluto stanno a 100 grammi di soluzione. D'accordo? E si arriva allo stesso identico risultato. Andiamo avanti, questo è un esempio abbastanza banale, ma insomma, per cominciare può andare bene così, poi piano piano vedrete che la vita si complicherà. Allora, supponiamo di avere un'altra soluzione, stavolta di acido cloridrico. Anche l'acido cloridrico in soluzione, lo sapete, è una sostanza che si dissocia in ione idrogeno H+, o ione cloruro Cl-. Allora, abbiamo una soluzione che nel nostro esempio ha una concentrazione massa su massa del 35%. Bene? E come dato abbiamo una massa di soluzione, quindi acqua più acido cloridrico, di 180 grammi. D'accordo? Ok. Allora, qui possiamo scrivere, qui vogliamo sapere qual è la massa di acido cloridrico presente in questa soluzione e qual è la massa d'acqua. Quindi qui le incognite sono due. Beh, non è difficile, la formula ci dice questo, Quindi la massa del soluto fratto la massa della soluzione, qua l'incognita inizialmente in prima battuta è una. Ed è questa, d'accordo? Questa è la nostra incognita inizialmente, perché tutto il resto ce l'abbiamo. Qui abbiamo 35, qui abbiamo la massa dell'HCl che dobbiamo calcolare, sotto
abbiamo 180 grammi di soluzione, e 100. Quindi la massa dell'HCl praticamente la potete calcolare, diciamo, facendo 35 per 180 fratto 100. D'accordo? Picchiettando sulla calcolatrice, 35 per 180 fa 6300, diviso 100 fa 63, sta roba qua. Sono 63 grammi. Vuol dire che su 180 grammi di soluzione 63 sono di acido cloridrico. D'accordo? E banalmente la massa d'acqua la posso trovare per differenza. La massa dell'H2O, ok, scusate se pasticcio ogni tanto, ma è uguale alla massa della soluzione meno la massa dell'HCl. Quindi abbiamo 180 grammi meno 63 grammi, abbiamo 117 grammi di acqua. Quindi su 180 grammi di soluzione, 117 sono di acqua e 63 sono di acido cloridrico. Anche questo era un esercizio banale, bastava applicare la formula, c'era ben poco da ragionare. Ma per prendere, ripeto, per prendere un attimo di dimestichezza inizialmente, poi vedrete che aggiungeremo delle variabili piuttosto particolari che renderanno più complessi gli esercizi che faremo. E però ci permetteranno di imparare a gestire situazioni anche un po' più intriganti. Allora, andiamo a vedere la seconda modalità con la quale esprimere la concentrazione delle soluzioni. L'abbiamo vista, è questa, la percentuale massa-volume. Qui bisogna prestare un po' di attenzione perché si possono presentare degli inghippi di volta in volta. Allora, io qui cancello, faccio un nuovo tutto bianco, la concentrazione percentuale massa volume è espressa come, lo scriviamo qui, è espressa come la massa del soluto fratto il volume della soluzione per 100. Fate molta attenzione, questa è la formula, ok? Fate molta attenzione perché il volume della soluzione è la somma tra il volume del solvente e il volume del soluto. Allora io provo a risolvere un esercizio. Questo esercizio mi dice che cosa? Mi dà una certa quantità di solvente, d'accordo? L'acqua. Abbiamo 600 millilitri di acqua, nei quali andiamo a sciogliere una massa di, stavolta usiamo un sale, usiamo il cloruro di potassio, di 12 grammi. Va bene? Allora, però, vogliamo, abbiamo anche, ci viene dato un dato in più, perché vedremo che per calcolare, nell'esercizio che vi sto per dare, questa è l'incognita, ma vedremo che cosa? Vedremo che per calcolare la concentrazione massa-volume, questi dati non sono sufficienti. E adesso scopriamo perché ce ne serve un altro, la densità. La densità della soluzione è 1,018 grammi millilitro. Badate bene che nelle soluzioni che si trovano in laboratorio, quelle che vengono comunemente acquistate dalla scuola, la densità è sempre di una soluzione, è sempre riportata sull'etichetta della sua confezione. Perché a volte, vedremo, bisogna fare dei calcoli a partire proprio da questo valore. Ma perché vi ho dato anche la densità? Perché se io vado a impelagarmi con i calcoli con questa formula, scopro che cosa? E scopro subito una roba che mi fa riflettere, cioè che io la percentuale massa su volume non posso calcolarla, perché la massa del soluto la conosco e va bene, ma il volume della soluzione non lo conosco. Percento. Questo qui non lo conosco. Allora, cos'è che devo fare? Perché non lo conosco? Perché io conosco il volume del solvente. Ma quando voi sciogliete il cloruro di potassio nell'acqua, non sapete quale volume occupa questa sostanza qui. Non sapete quanti centimetri cubi corrispondono 12 grammi di cloruro di potassio. Vi può venire incontro il valore della soluzione, cioè scusate, il valore della densità della soluzione. Perché questo? Perché voi sapete che la densità è uguale alla massa fratto il volume.
Prova a rimpicciolire, così ho più spazio e riuscite a vedere meglio. Ma in questo caso, la mia densità è nota, 1,18 grammi millilitro. La massa della soluzione ce l'ho? Sì, ce l'ho, perché 600 millilitri di acqua corrispondono a 600 grammi e il mio soluto è di 12 grammi. Mentre l'incognita qual è? È il volume, che poi è quello che a me mancava per risolvere il problema. Quindi io cosa scrivo? Scrivo che 612 grammi fratto V, ok, sono uguali a 1,018 grammi millilitro. Ecco cos'è che mi permette di trovare la densità. La densità mi permette di trovare qual è il volume della soluzione con la quale io ho a che fare, cosa che prima non potevo fare. Allora, beh, facendo i calcoli, il volume della soluzione, cioè questo, d'accordo, è uguale a 612 fratto 612, scusate, 712 grammi fratto 1,018, che è uguale a 612 diviso 1,018 fa 601,2. Quindi 601,2 cosa? Millilitri. Ah, cosa mi dice questo dato? Mi dice che io quando ho aggiunto il sale all'acqua, il volume chiaramente è cresciuto. Non di tanto, non di tanto. È un dato trascurabile, è una quantità trascurabile. Beh, insomma, in alcuni casi sì, in alcuni casi no. Sta di fatto che il cloruro di potassio, poverino, ha il suo volume, che va aggiunto a quello del solvente. Allora, io in generale adesso, grazie a questo dato, questo posso calcolare quant'è la concentrazione percentuale in massa volume della mia soluzione. Quindi metto 12 grammi di cloruro di potassio fratto 601,2 millilitri per 100, vado a farmi il mio bravo calcolo e ottengo che cosa? Che 12 diviso 600, scusate, tutto in tempo reale, per 100 ottengo una densità che è pari a 1,900, scusate, non una densità, una concentrazione percentuale che è 1, praticamente il 2%, ok? Circa il 2%, se volessimo arrotondare all'intero, ok? Di cloro di potassio sull'intera soluzione. D'accordo? Quindi fate attenzione perché in alcuni casi voi dovete tener conto del fatto che in questo volume ci sia anche quello del solvente. Vi anticipo, prima di passare all'ultima parte, che per soluzioni molto poco, cioè diciamo poco concentrate, il volume della soluzione è circa uguale a quello del solvente. Ok? Questo per soluzioni diluite. Perché? Perché se in una certa quantità di solvente c'è poco soluto, beh, questo aggiunge poco in termini di volumi. Quindi questo è per soluzioni molto diluite. E diciamo che è un'approssimazione accettabile. Questa roba qui la vedremo meglio quando faremo la molarità, che è un'altra modalità di espressione della concentrazione. Ma chiudiamo questa lezione, alla quale spero di non essere andato troppo lungo, con la terza modalità di esprimere la concentrazione percentuale, che è quella volume-volume. E per capire meglio come funziona, qui ovviamente andiamo subito a vedere di che si tratta, VV, volume su volume, scriviamo subito qual è la formula, ma insomma credo che l'abbiate capito, la concentrazione volume su volume è uguale a il volume del soluto, che evidentemente sarà liquido, fratto il volume della soluzione, scusate, ogni tanto si incarta il programma, per 100. Stessa identica roba, non cambia quasi niente. Allora, però bisogna fare attenzione. Adesso faremo un esempio perché le bevande alcoliche sono quelle nelle quali questo tipo di concentrazione si utilizza. Non esistono altri esempi significativi. D'accordo? Qua c'è una V, ok. Allora, come risolvere
Allora, vediamo un attimo nell'esercizio. Consideriamo una bottiglia di vino, va bene? Le bottiglie di vino che vendono al supermercato tipicamente sono da 750 ml. Allora, volume, soluzione, il vino al netto dei depositi solidi è una soluzione, 750 ml. D'accordo? Immaginiamo di avere un bel vino, io qua ho dei dati, un bel vino carico. Concentrazione, volume su volume. 15%. Ok? Un bel vino pesante. Poi che cos'ho? Allora, il vino è una soluzione di alcol etilico in acqua. L'alcol etilico ha formula bruta C2H6O, d'accordo? L'etanolo che ha una sua densità. La densità dell'etanolo C2H6O è 0,80 grammi millilitro. Si vuole sapere qual è la massa dell'etanolo C2H6O contenuto nella nostra bottiglia di vino del supermercato. Cioè, quanto etanolo mi bevo se mi scolo una bottiglia di vino? Tanto probabilmente. Allora, andiamo a vedere. Dunque, applicando questa formula, che cosa abbiamo? Abbiamo che noi non abbiamo, abbiamo sicuramente il volume della soluzione, che è 750 millilitri. Abbiamo sicuramente la concentrazione, che è un 15%, e quello che dice vino a 15 gradi. Gradi significa percentuale, d'accordo? Un gergo molto poco scientifico. Comunque, volume assoluto non ce l'abbiamo, questo ci manca. Come facciamo a capire qual è il volume del soluto? Allora, potremmo fare questo. Potremmo calcolare su 750 millilitri, anzi, scusate, il volume del soluto è la nostra incognita. Il volume del soluto si può calcolare facilmente, ok? Il volume del soluto è uguale a 750 millilitri per 15 fratto 100. Scusate, fratto 100. Qua abbiamo che cosa? Che 750 per 15, ok, abbiamo sta roba qua è uguale a 112,5. Questi sono i millilitri di alcol etilico presenti nella nostra bottiglia di vino. Però il nostro dato ci chiede la massa. Quindi possiamo sfruttare il dato della densità. Se è vero che densità è uguale a massa fratto volume, possiamo scrivere che cosa? Che il volume è 112,5 ml, la massa di etanolo è incognita, però abbiamo che 0,80 grammi millilitro è la densità, quindi praticamente molto facilmente si calcola la massa dell'alcol etilico. Quindi la massa del C2H6O presente in questa bottiglia è uguale a 112,5 ml per 0,80 grammi su un millilitro. Abbiamo che cosa? Che questo dato qui lo moltiplichiamo per 0,80. D'accordo? E otteniamo 90. 90 grammi di etanolo. D'accordo? Questo è il risultato ottenuto. D'accordo? Quindi fate attenzione perché sono tre modalità diverse, ma tutto sommato si richiamano allo stesso concetto di esprimere la concentrazione. Qui per soluti liquidi, qui concentrazione massa su volume di solito per soluti solidi, ma quella più usata, scusate, qui sono uscito un po' l'avevo cancellato la prima, adesso non mi ricordo. Comunque l'altra è, l'avete vista, è massa assoluto fratto massa soluzione per 100, d'accordo? Ecco, direi che basta così. Per quanto riguarda gli esercizi, comincerò a mandarvene alcuni e ci confronteremo su questi esercizi sabato 28, d'accordo? In videoconferenza. Grazie a tutti e buona serata.